Sono qui nella bellissima cornice del Museo della Scienza di Milano per fare una sorpresa a una bambina. Lei si chiama Giulia, è una piccola blogger ed è stata attirata qui dai suoi genitori, che sono nostri complici, per fare una ricerca sulla scienza. E adesso vediamo come reagirà quando scoprirà invece la sorpresa. Ciao Giulia! Non hai capito cos'è? Allora, volevo dirti ufficialmente che parteciperai a The Voice Kids. Sì! Sei contenta, Giulia? Oddio, veramente? Sono rimasta scioccata. No! Eh sì! No! Ma sì! Mi vuoi dare un abbraccio? Parteciperò a The Voice Kids, è una cosa stupenda, bellissima, sono senza parole. Ciao! Mi chiamo Giulia, ho 11 anni e faccio la blogger. Sì, beh, uno via. Eccomi qua, hai appena battuto il capo? Ho la mia sigla, si può chiamare così, ovvero dico ciao a tutti cucciole cucciole. Ciao a tutti cucciole cucciole. Ciao a tutti cucciole cucciole. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Cucciole cucciole, mi sono scordato. Il mio sogno sarebbe diventare una cantante e poi l'archeologa subacquea. Saluta babbo. Ciao. Io sarei più per la cantante. Io sarei più per l'archeologa. Voglio registrare delle canzoni che ho imparato e che sto imparando. Quindi, per stare aggiornati. La musica mi fa sentire libera, mi fa divertire tantissimo ed è bellissima, io la amo. Perfetto. Ma quando ho fatto il video? Mi sa che non l'ho pubblicato. Ciao a tutti cucciole cucciole, ci vediamo sul palco di The Voice Kids. Vai, ciao amore, vai forte. Ciao. Ciao a tutti cucciole cucciole, vado? Yeah, stai facendo. La Gioconda. Ciao Giulia, ciao. Ben ritrovata. Grazie. Senti, e tu hai tantissimi interessi, no? Perché infatti sei stata portata con la scusa al museo perché tu hai dei canali dove parli, anche fai un po' di divulgazione scientifica, è così? Sì, sì, mi piace tantissimo questo argomento, poi soprattutto trasmettere delle belle cose con tutte le persone, è veramente bello secondo me. Senti, tra l'altro so che tu volevi un cagnolino, è vero? Sì. Hai chiesto ai tuoi genitori, insomma, di comprarti un animale, un cane. E invece che cos'è che ti è arrivata? Un marimo. Che cos'è? Un marimo è un'alga che vive nei laghi freddi del Giappone, dell'Asia, e l'ho chiamato Alfio. Alfio come il mio Alfio di sempre a mezzogiorno, sì. No? Sì, ed è quindi ora il mio animale domestico. Adesso però pensiamo alla canzone, a concentrarci sul palco di The Voice, eh? Certo. Andiamo? Andiamo. Andiamo, Giulia, andiamo. Ma questo ti serve? No, questa è l'unica cosa che è rimasta della macchina di Gigi. Esatto. La catena delle ruote. Mi fai vedere com'è, per favore? Te la regalo, ah, vai. Grazie. Oh, l'ho comprata a Grottaferrata. Ah. Vabbè, basta, dai. Sì, sì, sono un imbecille. Eccola. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo merito. Il tuo modo di dire le cose, che senso fa? Mi sto impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto, è un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci, oh, oh. Voglia di, dove vai?
questa canzone. Quella volta non dovevi andare via, ero bellissima, bellissima. Dai, girate, mettiamo un po' di musica da ginnastica. È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. E poi senza pensare sei qui, oddio però tu mi piaci, oh, oh. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti al canale di The Voice.